Hey, ben ritrovati da AndreLink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Jam. In teoria non dovevo caricare questo episodio, ne stavo già registrando un altro, ma il boss è imbattibile e quindi lo caricherò più avanti quando avrò la squadra bella potente. Intanto oggi ci andiamo a fare, oltre a questa missione ne faremo anche altre, ma la prima di oggi è il Salaryman gigante. Kyodai Salaryman. E che cos'è il Salaryman? Se avete visto l'anime sapete che è un impiegato diventato gigante per qualche ragione. In teoria vorrebbe riconciliarsi con la figlia che lo considerava un fallito o una cosa del genere. Ma accettiamo quindi la missione e cominciamo! Quindi che bisogna fare adesso? Bisogna sconfiggere questi qui che troviamo in giro per la scuola? Ah, compaiono loro, bene, no, pensavo di doverli cercare io. Quello si è buggato malissimo. Trema tutto, trema, era un vibratore. Poverino. Ah, ucciderli, sì, sconfiggerli, diciamo, non ucciderli. Termine brutto. Ok, level up, sì ragazzi, qui dal livello 50 in poi levellare è difficile. Non si finisce mai di salire al livello successivo. Perfetto, andiamo dagli altri allora. Facciamo una cosa molto veloce e poi la battaglia finale col boss. Ok, ho capito. Praticamente questo, eccolo là, un broccolone gigante. Divento Kengo Benimaru perché sennò non finiamo più. E già mi sa che così sarà comunque sia una bella sfida, eh. Soul Bomber? Wow, che bel nome. No, insomma, ci fa danno, eh. Ci fa un bel dannetto. Ma si ricarica anche il maledetto? Solo il giocatore può ricaricarsi, no? Anche i nemici, cosa che invece fanno molto, molto volentieri anche, direi. Certi nemici, ragazzi, si ricaricano proprio senza ritegno. Altri invece hanno pattern imprevedibili. Fatto sta è che l'abbiamo messo all'angolo e lo stiamo torchiando proprio di prepotenza. Eccolo qua, lei l'abbiamo quasi fatto, ragazzi. Ci ha fatto qualche danno, pochi danni a dire il vero, mi aspettavo di più, eh. Sai com'è quando incontri dei boss strani. Un broccolo gigante, i broccoli fanno bene. Anche se non sono particolarmente fan dei broccoli, però fanno molto bene. Ma il colletto bianco gigante, non lo so. Aspettiamo che finisca, probabilmente ora c'è. Sì. Probabilmente c'è adesso. Eh sì, infatti, guarda un po'. Adesso, contro il colletto bianco, gigante, dovremmo usare il Gekko Gerwai, no? Cyclops. Ah, Cyclops, certo. Batoru. Perfetto, raga. Gekko Gerwai torna in azione. Mazuna, iniziamo? Mi ero difeso, maledetto. Vai, lama rotante. Ah, sì, così la metti? Spadata? Schizzetto. Oh, che fa? Ah, ok, niente di che. Alabarda! Non è una alabarda, è una spada, ma insomma, ci siamo capiti, no? Ti spengo i bollenti spiriti. Mi sa che siamo un po' OP noi col robottone. Oddio, i danni però ce li fanno, eh. Quindi al limite. Poi ci sono due sfide comunque sia, quindi... La prima forse te la facilitano un po', magari poi la seconda è difficilissima. Ok, mi sono difeso forse appena in tempo. Perfetto, proprio al pelo. Wow. Calcio? Calcio proprio sulla gola gli arriva. In testa, sull'occhio.
Andato? No, aiuto! Ok, to. Calcio in gola. Oh, vai. Pugno propulsore! Io però vorrei vedere il Kinikku, o meglio, il Gekuger Drive. L'hanno rinominato. Perché sennò era Kinikku Drive di Kinikuman, di Ultimate Muscle, come lo conosciamo noi in Italia. Sarebbe davvero bello. Forse era solo per il film, come ho detto appunto. Mi sa che non lo vedremo mai. Infatti lo fa contro Meteogon. Però noi Meteogon già l'abbiamo affrontato. Sarebbe bello, ma non credo accadrà mai. Anche perché credo che il videogioco e il film siano stati sviluppati contemporaneamente. Il film ovviamente è scritto di pari passo col gioco. Lui è appunto Salaryman, il colletto bianco, che voleva solo vedere come stava la figlia per proteggerla. Poi dovrebbero riunirsi in teoria, così nella serie animata. Però non so come possa procedere qui. No, niente. Ah, diventa il nostro alleato! Grande! Chissà se è quanto è forte. Potrei comunque equipaggiarlo per vedere. Questo non era uno dei sette misteri della scuola, ma appunto, come ho detto, bisognerebbe farli in fila, a dire il vero. Io non li ho fatti in fila perché, non lo so, ho scelto a caso e... A quanto pare il Salaryman era uno degli altri sette misteri della scuola. Ah, non pensavo che fosse uno di loro, va bene. Allora facciamo questa qui, oggi anche, e poi magari ne faremo un'altra un pochino più facile, vediamo. Attiviamo il punto di interesse, che è qua. Ragazzi, purtroppo io non avevo idea che bisognasse farle in fila. E dovrei anche ricaricarmi la salute. Oddio, la salute, più che altro lo stomaco, perché... Come ho detto, non so gli effetti negativi che potrebbe avere su di noi uno stomaco vuoto. E come vedete, le sfere lì le ho attivate. E pagando 5 gocce yokai... Y drop si chiamano, gocce Y, si possono attivare e ti danno, oltre a darti dei bonus, ti possono anche far superare il livello. Adesso ve lo faccio vedere. Io praticamente posso arrivare al livello 140 e è ottimo, come cosa è ottima. A questo punto seguiamo il punto esclamativo che ci porterà dal prossimo mistero. Non pensavo fosse un mistero della scuola perché non era segnato col simbolo, col kanji di 7, che appunto sta ad indicare quale è un mistero e quale no, però me l'ha segnato come fatto, quindi ok, ho detto... Oh, ho capito ora! Ho capito, molto bello questo! Dovrebbe essere... qui, ok, entriamo... Eccolo! Se è quello che penso, perché non ne sono sicuro. Potrebbe anche essere una cosa a parte. Non ho idea di cosa voglia da noi. Pensavo che fosse il mistero dell'orologio. Ma penso che verrà come ultimo a questo punto, perché Fubuki diventa Clock Lady. Ma non penso verrà qui, perché sarà una cosa molto importante quella. Quindi forse ce la lasciano come ultima. Potrei anche sbagliarmi, Però no, a quanto pare no, perché ci fanno uscire. Io l'anime non lo sto vedendo, quindi non so di preciso tutto, tutte le missioni che bisogna fare. Scusami, sei tu? Una cacchina? Unci, cacca. Preciso. Ma dobbiamo tipo sconfiggere delle cacche? Oh, invece è questa! È un orologio, vedete? Carico il tiro, pemmete! E non l'ho preso mai. È la missione dell'orologio! Beh, è una missione importante questa. Perché accadrà una cosa molto importante qui. Quindi, non pensavo ce la facessero vedere in questa maniera. Ah no, dobbiamo scendere? Che cosa? Ah, perché sta qui sotto, forse? Sì. Ma era qui, era. Ma perché allora mi segni... Vabbè.
Non mi faccio domande, che è meglio. Attenzione, facciamo la pausa che, ripeto sempre, serve. Risaliamo. No, scendiamo ancora. No, dobbiamo salire. Certo che la mappa su più piani è strutturata malissimo, raga. Credo che strutturare la mappa su più piani sia la cosa più sbagliata che potessero decidere di fare. Dà comunque pochissimi punti esperienza a sconfiggere questo tipo di nemici. È un po' una seccatura. Attenzione ora. Oh! Ce l'ho anche su... su coso? Su Puni Puni, Clockman. Mi trasformo. Why? Kengo Benimaru. Ok, lui sembra più fattibile del... dell'altro boss. Non vi svelo chi è, però penso che ci possiate arrivare tranquillamente. Vabbè, sì, insomma, dai, si fa. Si, si blocca perché ovviamente si bugga. Perché il gioco è fatto bene. Magari non è fatto bene, ma è fatto... decisamente... è più divertente. Ma è fatto, è più divertente. Più divertente degli altri yokai fino a un certo punto, eh. Perché un conto è, ok, tu sei Nate, vai in giro per la mappa di gioco, ti fai amici gli yokai, fai quello che vuoi, non hai limiti di tempo, qui invece devi andare a scuola perché non so di preciso cosa possa accadere se non ti presenti a scuola, ma comunque è divertentissimo. Se avete un po' di soldini da parte, compratelo, che non ve ne pentite. Se siete fan di Yokai Watch, certo. Se non siete fan, potete tranquillamente evitarlo. Posso raccogliere tutto, ti prego? C'è una moneta... ecco, c'è una medaglia. Bene, aspettiamo un attimino. Livello... oh, tutti su 57, tranne Ryusuke che sta a 54. Vabbè, insomma, ci sta. A questo punto Fubuki se lo prende in simpatia. A quanto pare lui diceva che non faceva apposta a fare quello che faceva e quindi l'abbiamo perdonato e tutti quanti felici e contenti e amici come prima. Non eravamo amici, ma... questo è importante, raga. Ara ara! Sì, quando le fanno la risatina strana fanno ara ara! Un YSP! Per chi sarà mai bianco come la neve? Là, ovviamente... è diventata Clock Lady. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso è che lei, come per gli altri, tranne Jinpei, la trasformazione è avvenuta con lei cibi e quindi di conseguenza anche Clock Lady cibi. Insomma, proprio le cinematic si sono sprecate. Penso che la prossima cinematic la vedremo con la prossima trasformazione di Jinpei. Jinpei ha altre due trasformazioni. Altre tre, veramente. Sì, comunque sia in rete trovate tantissime immagini, oltre che video su YouTube. Ci sono molti video. Sono neanche di 30 secondi perché proprio il copyright è incombente sulle loro teste, quindi li fanno i più corti possibili. Ok, io non ho capito che tipo di ruolo abbia Haruhiko, ma... è molto strano perché lui è insegnante e sinceramente se avessi avuto un insegnante così mi sarei cagato sotto dalla mattina alla sera, ma è cattivo. I suoi capelli possono appunto trasformare le persone. A questo punto possiamo fermarci qui, mi do un attimo una controllatina alle prossime quest. La prossima sarà una di queste due. Perché questa qui, ragazzi, è tremenda. È davvero tremenda. Per questo video è tutto, allora. Direi che nel prossimo continueremo con le quest principali. Giocherò sicuramente off-screen, mi farò qualche boss, qualche livello. Perché se no contro Hanako, che è il boss che stavo affrontando, è impossibile riuscirci.
Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!